Bentornati a tutti in questo nuovo video. Oggi siamo qua col Doblone e visto il grande successo dello scorso video sul Pure Sound della Civic, vi lascio qua sopra il video, ho deciso di fare un bel Pure Sound anche sul Doblone e non è questo il sound, quindi andiamo a fare un video dedicato esclusivamente al Doblone spiegando un po' tutte le modifiche che ha subito, tutte le varie migliorie, dato che sono state tante migliorie. E poi vediamo un attimino il sound che fa, il sound della turbina, il sound dello scarico, il launch control, il rev limiter, un po' tutte quelle belle funzioni dei motori diesel che solitamente non sono famosi per il sound, ma se si fanno un po' di modifiche suonano bene anche loro. Nello specifico il Doblone, per chi non lo conoscesse, è un 1003 multijet, ha subito un po' di modifiche, dopo vado a elencarvele tutte, e attualmente dovrebbe sviluppare circa 150 cavalli, quindi è già una potenza abbastanza divertente. Prima di entrare nel dettaglio del Doblone e spiegare tutte le varie modifiche, facciamo partire la sigla. Le modifiche del Doblone non sono tante, però sono veramente importanti. Passando all'interno possiamo trovare coprivolante. Ho fatto un bel video dove c'è questo coprivolante rivestito, quindi è un scamosciato che si è un po' finito, avrà passato un anno. E all'interno abbiamo le cuciture rosse. E per l'interno c'è poca altra roba se non questo splendido manometro della Simony Racing che arriva fino a 3 bar di turbo, anche se adesso il Doblone arriva a poco più di 2. Nel setup da usare tutti i giorni. E quando andremo a fare la sfida con Bob, perché chi segue il canale ha già visto che facciamo le varie sfide con i vari furgoni, e quando andremo a fare l'ultima sfida, ovvero quella che sto aspettando, che il caddy, dai, che il caddy ce la faccia andare forte, andremo a alzare la pressione del turbo, la porteremo a 2,6 solo per la sfida, dopo la riporteremo a 2,2 per l'utilizzo normale tutti i giorni. Andiamo a aprire il cofano così vediamo un po' il vano motore, che è il punto forte del Doblone. Linguettina qua, tec, eccolo qua, il propulsore in tutto il suo splendore. Allora, qua abbiamo tanto controluce, quindi cercherò di farvi vedere tutto al meglio. Qui abbiamo una turbina che è una Garrett GT 1549, derivazione Alfa Romeo Giulietta 2000 da 170 cavalli, che è stata adattata sul 1003 multijet del Doblone utilizzando i collettori della Panda Euro 6, c'è una flange di adattamento, e dopo è stata corredata con un downpipe libero, scat, senza niente, e qua abbiamo un attuatore della geometria variabile regolabile, così ho potuto alzare la pressione del turbo fino a 2,2 bar. Qua dopo c'è il suo debimetro originale, filtro a cono, e qui sotto troviamo un tubo dell'aspirazione che per l'esattezza è collegato in questa zona, quindi sale l'aria fresca da qui. Qui all'interno abbiamo tagliato tutta la feritoia, difatti vedete il filtro dell'aria lì all'interno, perché qua abbiamo segato tutto per riuscire a far arrivare più aria possibile al filtro dell'aria. Oltre a quella modifica abbiamo tubazioni, qua si vede un po' di tubo intercooler, con il tubo intercooler in inox da 50 mm che arrivano in questo splendido intercooler che ci sta giusto giusto in questa bocca, non so qua da quanto sia il litraggio, però abbastanza generoso, con gli attacchi dietro, difatti non si vede niente. Oltre alla turbina abbiamo anche installato una pompa gasolio, c'è una pompa gasolio R70, derivazione grande punto 90 cavalli, quindi sempre roba Fiat che monta abbastanza plug and play, e basta, è una semplice mappa, quindi il setup è molto molto semplice, pompa gasolio, turbina con lo scarico e il filtro, e mappa. Niente di che. Abbiamo potuto spingere la potenza da 75 cavalli originali a più di 150 cavalli perché gli iniettori sono gli stessi della grande punto 90 cavalli, quindi sono abbastanza generosi, siamo quasi vicini al massimo degli iniettori. Per quanto riguarda il cambio è originale, semiasse originale, tutto originale, e anche la frizione del volano originale, difatti siamo al massimo di quanto può reggere questa povera frizione, difatti dopo un po' di abuso che inizia a scaldarsi vicino ai 3000 giri leggermente slitta. Ora saliamo a bordo di questa bestia e andiamo a provarla, così possiamo fare un bel video Pure Sound, così sentite anche voi il sound che fa il Doblone, il sound dall'interno, dall'esterno, quando scaglia le marce, un po' tutto il resto. Dai, saliamo a bordo che c'è da divertirsi con questo mezzo.
Eccoci finalmente arrivati qua in una zona molto tranquilla, qua in mezzo alla nature, perché questo è un veicolo green. Infatti vedete anche come sono vestito. Questo è un veicolo green, non tanto per le emissioni, diciamo, però per i consumi. Infatti consuma veramente poco, una cosa che magari non ho ripetuto più volte nei video. Sono i consumi, questo dovrebbe riuscire a fare in questa configurazione, andando veramente piano da nonno, intorno ai 70 km orari, 75 km orari, i consumi si aggirano intorno ai 20 km con un litro, 19-20 km con un litro. Invece se noi iniziamo a spingere, non forte, però ad andare già un po' allegri, scendono drasticamente vicino ai 16 km al litro. Quando si tira si va sempre giù a cannone, lì i consumi iniziano a farsi sentire. Più che altro perché in queste motorizzazioni diesel si va a iniettare tantissimo gasolio per raffreddare la camera di combustione, per raffreddare il turbo e tutto il resto. Infatti purtroppo un po' fumano, però i consumi ne risentono parecchio. Alla fine come setup, secondo me è molto affidabile. Tra i 15 e 20 mila chilometri io ci ho già fatto su questo setup e mi trovo abbastanza bene. È molto più divertente rispetto ai 75 cavalli di serie, che erano veramente, veramente pochi. Però comunque non è un aereo, perché sono circa 1200 kg di veicolo abbinati a un motore che ne farà circa 150-160 cavalli massimo. Quindi è abbastanza divertente per il costo che ha. Un'altra cosa, i costi, che non ho parlato negli ultimi video. Stiamo parlando di una turbina che costa circa 500 euro nuova, originale. Collettori li ho pagati 30 euro, il filtro 20, un po' tutto il resto. Quindi secondo me, con la mappatura, da un mappatore che non vi chiede troppo, con meno di 1000 euro riuscite a fare tutto. Turbo grosso, tutte le linee, il ritorno, lo scarico, il filtro, un po' tutto il resto. Quindi secondo me avere il doppio dei cavalli con solo 1000 euro è un buon guadagno, un buon guadagno. Per questo video avrei concluso. Se vi è piaciuto lasciate un like qua sotto. Commentate cosa ne pensate di questa esperienza di Pure Sound del Doblone. Se vi è piaciuto, se secondo voi non è un granché, se vi ha divertito, se vi ha incuriosito. Scrivetemi tutto sotto nei commenti e iscrivetevi al canale per continuare a seguire altre vicende di Pure Sound, tutte le vicende anche della Civic Turbo, che tra un po' andiamo a cambiargli il turbo, le vicende della BMW da Drift, che tra un po' inizieremo il progetto della BMW da Drift, che sto ancora aspettando le ultime robe, dopo possiamo iniziare, e un po' tutti gli altri progetti che abbiamo in ballo, e ci vediamo al prossimo video allora. Ciao a tutti ragazzi!